Buonasera, ben ritrovati. Primo piano in questa edizione del nostro TG al Consiglio regionale, la decisione sul riordino delle province. Allora, prima i nostri titoli. Dopo ore di discussione in conferenza dei capigruppo, oggi l'Aula di Palazzo Campanella ha votato all'unanimità un documento che indica quale priorità assoluta il mantenimento dell'attuale assetto politico-amministrativo e istituzionale, con la conseguente conferma delle quattro province, oltre che della città metropolitana di Reggio Calabria. Primi risultati dell'inchiesta della Procura di Vibo sul buco di 1.300.000.000 alla provincia. In manette finiscono una ex dipendente e suo marito, già indagati a piede libero. L'accusa per loro è di peculato. La Procura della Repubblica di Cosenza affiderà l'incarico ad un docente dell'Università della Calabria per verificare lo stato di salute della discarica di Sant'Ippolito a Cosenza dopo le denunce dei cittadini. Hanno dovuto faticare non poco i carabinieri per acciuffare Santo Procopio, ricercato dal 2011. L'uomo si nascondeva in un casolare tra le montagne del Catanzarese. Altro passo in avanti della strada che collegherà l'area urbana di Cosenza con la piana di Sibari. Avviati i lavori di scavo per la costruzione della galleria Cozio Castello. Entro un anno sarà completata. Si chiama Dignità e Lavoro e produce un gioco di società che educa i ragazzi al rispetto della legalità. La cooperativa nasce per dare opportunità occupazionali a tante persone disagiate. Ancora buonasera dalla redazione del TGTN. Dunque, come abbiamo sentito anche dai titoli, dopo ore di discussione in conferenza dei capigruppo, dal Consiglio regionale nessuna proposta di riordino da presentare al governo Monti sulle province calabresi, ma un documento con cui si chiede allo stesso governo una deroga per mantenere l'attuale organizzazione delle province. Dopo un acceso confronto sul futuro riassetto dei territori già ricadenti nelle province di Vibo e Crotone, tra chi da una parte ha perorato la causa della grande provincia di Catanzaro, Vibo e Crotone, e chi dall'altra ha evidenziato la necessità di far decidere i territori interessati gli eventuali accorpamenti alle province rimaste in vita, alla fine, al momento del voto, l'Aula ha mostrato compattezza e così il Consiglio regionale ha approvato con il solo voto contrario del consigliere d'Italia dei Valori Giuseppe Giordano un ordine del giorno letto dal presidente Francesco Talarico. Nel documento il Consiglio approva e sostiene la decisione della Giunta regionale di adire la Corte Costituzionale sul decreto-legge legge 95 del 2012 e di tutti gli atti che, in violazione del dettato costituzionale, intervengono sulla soppressione e la razionalizzazione delle province. L'atto approvato all'unanimità dal Parlamentino regionale indica poi quale priorità assoluta il mantenimento dell'attuale assetto politico-amministrativo e istituzionale, con la conseguente conferma delle quattro province, oltre della città metropolitana di Reggio Calabria. Il governatore Giuseppe Scopelliti ha definito il documento unitario un segnale della capacità di ricercare soluzioni funzionali al territorio. L'unità, dopo le polemiche, ottiene il plauso del Presidente della Giunta, secondo il quale le dispute campanilistiche di scena negli ultimi giorni rischiano di sgretolare ulteriormente il tessuto sociale. Così alla fine è arrivato il sì ad un documento che però in sostanza non propone alcuna alternativa concreta. Primi risultati dell'inchiesta della Procura di Vibo, siamo dunque alla cronaca, sul buco di 1.300.000.000 alla provincia. In manette finiscono un ex dipendente e suo marito, già indagati a piede libero. L'accusa per loro è di peculato. Sentiamo. Questa mattina, poco dopo le 8:30, quando gli uffici ormai erano aperti e tutti avevano preso posto, il blitz della Guardia di Finanza all'interno degli uffici dell'amministrazione provinciale. Mentre gli uomini della polizia giudiziaria eseguivano l'arresto di Mirella Currò, dipendente della provincia accusata di peculato, e del marito Baldassarre Bruzzano, accusato dello stesso reato in concorso, gli agenti della Guardia di Finanza, affiancati dai colleghi del nucleo speciale di polizia valutaria giunti appositamente da Reggio Calabria e da esperti informatici, hanno iniziato a setacciare gli uffici della provincia, identificando dirigenti e funzionari ed acquisendo documentazione cartacea ed in formato digitale. Un senso di smarrimento e di preoccupazione si percepiva nelle stanze e nei corridoi del palazzo, dove amministratori ed esponenti politici questa mattina non si sono visti. Come ricostruito nel corso della conferenza stampa, l'impiegata, in concorso con altri tre indagati, ha emesso nel periodo che va dall'agosto 2009 al novembre 2011 almeno 18 mandati, appropriandosi indebitamente, direttamente o indirettamente, di almeno 1.300.000 euro.
L'inchiesta non è chiusa, è un'inchiesta che adesso si pone un obiettivo, capire come tutto questo sia stato possibile, e purtroppo già abbiamo una serie di risposte laddove abbiamo riscontrato un'organizzazione del lavoro estremamente carente nella parte dei controlli, nella parte dell'individuazione dei mandati di spesa. Intanto la commissione d'inchiesta interna istituita dal Consiglio Provinciale ha finito il suo lavoro e presenterà la relazione nel corso del Consiglio Provinciale in programma venerdì pomeriggio. Le anticipazioni parlano di riscontri importanti e di notizie che confermeranno responsabilità ad alti livelli. La Procura della Repubblica di Cosenza invece prosegue l'indagine per accertare l'inquinamento prodotto nell'area che fino a qualche anno fa ospitava la discarica di Sant'Ippolito. Domani inizieranno i rilievi eseguiti dal perito nominato dal procuratore Granieri. Ci racconta tutto nel servizio Valentina Palmieri. Queste sono le immagini dell'area dell'ex discarica di Sant'Ippolito a Cosenza. Le riprese, così come le interviste, sono dello scorso 9 settembre. La nostra truppa aveva raccolto le denunce degli abitanti preoccupati per l'olezzo nauseabondo proveniente dalla zona. Ve le facciamo risentire. La puzza che arriva alle stelle, specialmente la mattina con questa pioggia, quindi tutto qua. Siete preoccupati per la vostra salute? Siamo preoccupati per la nostra salute e la salute dei bambini. Speriamo che si faccia vivo qualcuno, speriamo. La Procura della Repubblica di Cosenza è partita anche da queste denunce per avviare un'indagine. Il procuratore Dario Granieri ha dato mandato in queste ore ad un perito, il professore dell'Unical Antonio De Nino, di eseguire una serie di rilievi nella zona dell'ex discarica. Il professore di chimica dovrà chiarire se e in che modo il sito è inquinante, valutando tra le altre cose il tipo di rifiuti che sono stati interrati. Al procuratore Granieri preme in particolar modo stabilire se il percolato prodotto dai rifiuti abbia causato o meno effetti nel sottosuolo. L'inchiesta mira ad accertare le modalità con le quali è stata gestita l'ultima fase del ciclo della discarica, in modo da poter fornire risposte esaustive e precise agli abitanti che in questi anni più volte hanno chiesto interventi. Negli anni passati un gruppo di consulenti nominati dalla Regione avevano concluso le loro analisi evidenziando la non pericolosità dei rifiuti. Le preoccupazioni però non sono finite. Da domani si ricomincia con nuovi rilievi nella zona dell'ex discarica di Sant'Ippolito. L'inchiesta sull'inquinamento del fiume Oliva, un'inchiesta delicata, coordinata dalla Procura di Paola, che lo scorso anno, ricorderete, ha portato all'arresto di un imprenditore amanteano, Cesare Coccimiglio, poi scarcerato dal Tribunale della Libertà di Catanzaro, e all'incriminazione di altre 4 persone accusate a vario titolo di aver permesso l'interramento del materiale tossico nocivo che avrebbe contaminato i terreni e le acque superficiali e profonde della vallata. Ebbene, adesso il GUP di Paola è rinviato a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Cosenza, Coccimiglio e le altre 4 persone. Pesanti le accuse, si parla di disastro ambientale, avvelenamento delle acque e morte in conseguenza di altro reato. Per l'accusa infatti i 5 avrebbero interrato nell'alveo del fiume Oliva fanghi industriali e idrocarburi, comportamento che avrebbe provocato la morte di un uomo che andava a pescare nel fiume e lesioni ad un suo amico. Ancora la cronaca, hanno dovuto faticare e non poco i carabinieri per acciuffare Santo Procopio, ricercato dal 2011. L'uomo si nascondeva in un casolare tra le montagne del Catanzarese. Sentiamo. Era nascosto in un ovile abbadolato il latitante Santo Procopio, 27 anni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Catanzaro. Era ricercato dal dicembre del 2011, quando sfuggì all'operazione Showdown, effettuata contro presunti affiliati alla cosca Sia Procopio Tripodi di Soverato, in guerra con la cosca Gallace. Procopio nel 2010 è stato vittima di 2 agguati. Il primo è stato compiuto il 26 gennaio a Guardavalle. Nel secondo agguato a Brognaturo, nel Vibonese,
milanese. Procopio, che rimase gravemente ferito, si salvò perché indossava un giubbotto antiproiettile. Nello stesso agguato fu ucciso Salvatore Vallelunga, fratello di Damiano, ritenuto il boss della cosca dei Viperari, assassinato il 27 settembre del 2009 a Riace, davanti al santuario dei santi medici Cosma e Damiano, dove era in corso la festa patronale del paese. Questi omicidi si inseriscono nella cosiddetta faida dei boschi, che ha fatto finora una ventina di vittime. Con il ricercato c'erano, al momento dell'arresto, due suoi cugini e il fidanzato della sorella, un 23enne che è stato denunciato per favoreggiamento. In conferenza stampa è stato sottolineato l'aiuto che stanno fornendo alcuni collaboratori di giustizia. Quello che a me preme sottolineare è oggi il brillante risultato che complessivamente è stato conseguito con l'operazione Showdown, che non resterà isolata. Ormai siamo in grado di ricostruire in termini esatti, non soltanto generici di contrapposizione tra cosche, ma anche in termini esatti, buona parte degli omicidi che sono verificati negli anni passati e che sono il risultato dello scontro dei gruppi Gallace Novella un tempo uniti in un'unica articolazione di 'ndrangheta sul territorio. Cambiamo argomento, un altro passo in avanti per la realizzazione della strada che collegherà l'area urbana di Cosenza con la piana di Sibari. Adesso si scava per la galleria ed entro un anno quest'opera sarà completata. Emilia Canonaco. Nei giorni in cui il governo annuncia il riordino delle province a Cosenza, dimostrazione del fatto che questi enti intermedi lavorano per la crescita del territorio, il presidente Oliverio e i tecnici della sezione Grandi Opere hanno celebrato la posa della prima centina della galleria lunga 400 metri Cozzo Castello, inserita nel primo lotto della strada a scorrimento veloce destinata a unire l'area urbana di Cosenza alla Sibaritide. È un'opera d'arte particolarmente rilevante, ma soprattutto è un'opera che consentirà di evitare un tratto tortuoso e di snellire il traffico, rendendolo più sicuro, più scorrevole. I lavori per la costruzione della galleria non dovrebbero durare molto. Possiamo dire che le previsioni, naturalmente facendo i dovuti scongiuri, perché le opere di traforo sono opere particolarmente importanti, particolarmente complicate, dovrebbe essere completata entro un anno. Un'opera complessa, tenuto conto della natura dei luoghi che non poteva essere stravolta. Un tratto particolarmente significativo perché insiste su un'area di riserva naturalistica e per questo noi abbiamo, prima di partire col cantiere, abbiamo elaborato il progetto avvalendoci di studi e di approfondimenti che ci consentissero di realizzare un'opera nel rispetto assoluto del contesto ambientale. 30 milioni di euro, questo è il valore complessivo del primo lotto i cui lavori, come documentano le nostre immagini d'archivio, sono iniziati lo scorso mese di marzo. Già pronta la progettazione di altri tratti, da Cantinelle fino a Corigliano, l'arteria a scorrimento veloce si candida dunque a rappresentare una valida alternativa ad alcuni tratti della 3, unendo il Cosentino con una delle aree più produttive dell'intera provincia. Parliamo di sanità perché sta suscitando molto interesse la proposta del cardiochirurgo di fama internazionale Ciro Campanella di avviare una collaborazione con l'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Sentiamo Marisa Fallico. Dalla fase propositiva si è passati in quella esplorativa. Se ci sarà la volontà, la cardiochirurgia a Cosenza non sarà più un'utopia ma una realtà.
Sembra essere questo il messaggio lanciato dal noto cardiochirurgo di fama internazionale primario al San Filippo Neri di Roma, Ciro Campanella, nel corso di una conferenza stampa nella città dei Bruzzi. È vero, nel piano sanitario non è previsto un'unità di cardiochirurgia nella più grande provincia della Calabria. Infinite e vibrate le polemiche per tale scelta, ma si potrebbe comunque iniziare un percorso, grazie alla disponibilità di questo professionista di origini cosentine, di venire all'Annunziata insieme alla sua equipe almeno una volta al mese ed effettuare gli interventi. Noi possiamo offrire una cardiochirurgia di buona qualità, ottima qualità, moderna e diciamo con risultati molto buoni, e però la offriamo come gruppo, in altri termini un gruppo di anestesisti, tecnici eccetera, che si spostano una volta al mese, due volte al mese e operano degli ammalati. Certo, non basta la disponibilità del professore Campanella, l'ospedale si deve attrezzare, ma sarebbe comunque un'opportunità importante per i pazienti, numerosi, costretti oggi ad andare a Catanzaro, ma soprattutto fuori regione, con un esborso notevole per le casse regionali. L'equipe sarebbe in grado di effettuare almeno 10 interventi al mese. A spingere il cardiochirurgo, che vanta un abbattimento della mortalità per interventi di bypass dal 3 all'1,6%, il desiderio di mettere a servizio della sua terra la professionalità acquisita, le competenze. Io origini da qui locali, ho preso da questa comunità attraverso gli studi eccetera, vediamo se si può dare qualcosa indietro, ma anche dall'interesse proprio umano di dire offriamo quello che abbiamo, che l'unica cosa che abbiamo è la professionalità, tutto sommato. Opportunità di lavoro per persone svantaggiate, ex detenuti ed ex tossicodipendenti è la mission della cooperativa sociale Dignità e Lavoro, nata dall'esperienza ventennale di Delfino Lavoro. Sentiamolo Salva Baldino. Un gioco, solo un gioco di società cosa può fare? Educa alla legalità e consente occupazione. Cittadini ormai conosciuto nelle scuole è uno dei prodotti della cooperativa sociale Dignità e Lavoro, nata dalla lunga esperienza di Delfino Lavoro. La cooperativa dà una seconda possibilità ad ex tossicodipendenti ed ex detenuti, come conferma il neopresidente. La nuova cooperativa nasce a giugno, quindi diciamo ci sono in essere due progetti con due borse lavoro, una con la Caritas diocesana e un altro con il centro di giustizia minorile, però bisogna dire che negli anni Delfino Lavoro ha creato circa 70, forse un po' di più di 70 inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. La nascita della nuova cooperativa sociale è stata anche l'occasione del passaggio di testimonial da parte della Presidente, che ha costruito la realtà della cooperazione sociale a Cosenza. Il percorso non è stato semplice, noi abbiamo avuto all'interno la fortuna di essere un gruppo di persone fortemente motivate, con dei valori nostri che abbiamo trasmesso anche nel mondo della cooperazione. Questi valori spesso siamo riusciti a farli capire alle istituzioni, anche perché noi portavamo avanti le difficoltà dei giovani svantaggiati. Ma per iniziative come queste, in bilancio regionale quante risorse sono disponibili? L'assessore Giacomo Mancini dice che ci sono dei capitoli dedicati nel documento contabile, i soldi non sono molti, ma aggiunge la Giunta è andata oltre. Il governatore Scopelliti ha stanziato molte risorse attingendole da quelle europee, dall'FSE, dal Fondo Sociale Europeo, per creare nuovi posti di lavoro, più di 150 milioni di euro. Noi vogliamo e stiamo pensando anche di definire una sorta di social card da far utilizzare a chi ha più bisogno. Cambiamo decisamente argomento per parlare della festa del cioccolato che per 3 giorni animerà Corso Mazzini a Cosenza. Vediamo. Ritorna un appuntamento attesissimo che taglia quest'anno il traguardo della 10ª edizione, la Festa del Cioccolato, organizzata dalla provincia di Cosenza e dalla CNA con il patrocinio del comune di Cosenza. L'evento si svolgerà dal 26 al 28 ottobre lungo l'isola pedonale di Corso Mazzini. Ci saranno degustazioni, presentazione di nuovi prodotti e momenti di spettacolo. Il tutto con un occhio al rilancio del settore e alla valorizzazione delle imprese locali. L'anno scorso, bene precisare, il successo è stato enorme, con estrema soddisfazione da parte di tutti.
Il problema però evidenziato soprattutto dagli operatori era legato al microclima della zona, che non permetteva, diciamo, la riuscita dei prodotti a causa dell'elevato tasso di umidità. Siamo tornati sul corso, quindi è stato buono alla città, però con una logica a mio avviso anche diversa rispetto agli anni precedenti. Allestiremo praticamente gli stenti con i gazebi in legno, poi faremo anche una sfilata di moda. È un evento molto importante e credo che quest'anno punteremo molto sulla qualità. Sono 22 aziende artigiane perché, come ogni anno tendo sempre a ricordarlo, questa festa del cioccolato è una manifestazione della bravura, della capacità delle nostre imprese artigiane di produrre e utilizzare i prodotti della nostra terra e fare delle cose di veramente qualità. Adesso la pagina sportiva a cura di Anna Franchino. Una sosta rinfrancante per il Catanzaro che in vista della gara di Pisa ritrova uomini ed energie per riprendere il cammino verso la zona più tranquilla della classifica di prima divisione. Interreggio e Vigor Lamezia invece lavorano intensamente per cercare di raggiungere il traguardo del primo successo in campionato. Molto interessante la situazione nella Serie D calabrese. Il Montalto, dopo il secondo successo consecutivo, si porta in alto in classifica e in attesa della gara di domenica con la Nissa si coccola i suoi campioni e guarda con ambizione a traguardi prestigiosi. A Vibo invece, dopo un buon inizio di stagione, il tecnico Soda deve fare quadrato e dopo due sconfitte consecutive e due gare delicate all'orizzonte lavora per tirar fuori dal gruppo il carattere, l'arma migliore per venir via da questa piccola crisi e per cercare di invertire la rotta. Il Sambiase invece, dopo aver costretto al pareggio il Savoia nello scorso turno, guarda la sfida di Cava dei Tirreni con prudenza. La Cavese infatti nelle ultime gare ha battuto la Vibonese e nell'ultimo turno ha costretto al pari la capolista Gelbison. Il Cosenza invece risponde sul campo alle critiche piovute addosso a squadra e tecnico dopo i due passi falsi con Messina e Montalto. La vittoria sul Paternò, seppur ottenuta di misura, riporta serenità in tutto l'ambiente rossoblù. Si deve sempre rispondere sul campo, poi le critiche fanno parte di chi decide di assumersi una responsabilità, che è quella di sedersi sulla panchina del Cosenza. Due domeniche fa io penso che è solo il risultato che ha fatto supporre, o comunque il numero che ne è uscito fuori, che ha fatto supporre chi non ha visto la partita o chi magari ha voluto vedere altro, il contrario. Diversamente la squadra, i ragazzi hanno sempre onorato al massimo e domenica hanno raccolto quello che da sempre meritano, dal primo giorno che si stanno allenando. Il mister, dopo i tre punti conquistati in Sicilia, spera di festeggiare il ritorno al successo domenica al San Vito, dove i Lupi ospiteranno il Palazzolo. Ritroviamo il nostro campo dopo Montalto, pertanto il primo pensiero deve essere quello di cancellare nella mente dei tifosi quella che è stata la partita di una settimana fa, e per riconquistare quel pubblico che il Cosenza merita, la nuova Cosenza merita, che i ragazzi meritano, perché abbiamo bisogno di loro per cercare di competere fino all'ultimo. Sul rientro di Biccio invece bisognerà attendere un'altra settimana. Ci vorrà un'altra settimana di terapia prima di poterlo considerare pronto. Adesso la linea Ugo Notaro per le previsioni del tempo. Amici di Teme, giornata di giovedì con ancora una situazione di tempo piuttosto stabile e una giornata simile a quelle che l'hanno preceduta, però qualcosa sta cambiando. Se guardiamo la cartina della situazione in quota in allegato, possiamo vedere come l'Italia, la Calabria in particolare, tende a colorarsi sempre più di giallo. È sparito quell'arancione, tanto ancora di più il rosso, sinonimo della presenza dell'anticiclone africano, e lo stesso, diciamo, responsabile delle temperature molto elevate, appunto il ciclone africano, tende a progressivamente dirigersi verso sud, lasciando il campo all'arrivo di aria più mite e più fresca dal nord Atlantico.
Tutto questo cosa significherà? Significherà una giornata di giovedì ancora con condizioni di tempo stabile, assenza di fenomeni. Gli stessi saranno confinati per lo più sulla Sicilia orientale e sulla Calabria meridionale, ma non interesseranno la Calabria centro-settentrionale, tantomeno il Cosentino e il Vibonese e il Lamentino. Situazione però che cambierà già nella serata della giornata successiva di venerdì. Assisteremo a un peggioramento delle condizioni del tempo e al ritorno della pioggia sulla nostra regione già a partire dalla giornata di sabato e più marcatamente domenica, lunedì e martedì. E temperature ancora per la giornata di giovedì con massimi prossimi ai 23 gradi, ma le stesse scenderanno nel corso del weekend inizialmente di 4-5 gradi e più marcatamente lunedì e martedì avremo una differenza di temperatura, addirittura arriverà a 10 gradi rispetto ai giorni trascorsi. Ventilazione dai quadranti ancora meridionali, tendenza comunque a ruotare dai quadranti occidentali nel corso del weekend e a rinforzare. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Bonotaro per gli amici di TEN. Il nostro giornale si chiude qui, grazie per l'attenzione, buonanotte.